E bella a tutti ragazzi, no? Ora parliamo un po' di TikTok oggi. Proprio mi è venuto questa cosa qui, questa falla di TikTok, perché lunedì prossimo cominciamo un nuovo lavoro su camera, eccetera, eccetera, no? E apriamo un po' la testa, perché tutti vogliono essere famosi, tutti vogliono essere conosciuti, no? A me, sinceramente, quando mi hanno bloccato il primo account, no? Che potrei essere tranquillamente sui 100.000 iscritti ora su TikTok, invece di averne 44.000, potrei averne tranquillamente 100.000, va bene? L'unica cosa di cui mi sono dispiaciuto all'epoca del mio primo account che mi è stato bloccato, sono stato proprio come qua su amo ascolta il finestrino di cui abbiamo, per favore. L'unica cosa di cui mi sono dispiaciuto di questo account qui sono proprio qua su YouTube. Le persone che hanno creduto in me dall'inizio hanno creduto che potessi essere una persona interessante, perlomeno inizialmente, no? E poi le persone che credono in te all'inizio, per noi creatori di contenuti, hanno un peso specifico molto importante. Va bene? Quelli, i primi 100, i primi 1000 iscritti hanno un valore che voi non ve lo potete mai nemmeno immaginare. Ma questo vale per tutti gli youtuber, per tutti i creatori di contenuto. I primi iscritti sono quelli che te li ricordi a vita, natural, durante, mentre, capito, anche mentre dormi, ti ricordi il nome di chi ha commentato, di chi si è iscritto per primo, quando eri all'inizio, quando tutto era merda, quando pioveva merda da tutte le parti e nessuno credeva in te, non credeva in né tua moglie, né tua madre, niente, nessuno credeva in te che ce la potessi fare ad arrivare con il numero di visualizzazioni, con il numero di iscritti, potessi essere una persona interessante, perché sai, quando loro ti conoscono, dici: ma che cazzo vuoi che se ne freghi dei tuoi contenuti, no? Ma proprio perché loro conoscono te, conoscono il tuo carattere e quindi sono già stufi. Però le persone che non ti conoscono, che sono come minimo altri 60 milioni di persone, per me, quelle che vivono qua in Italia, no? Per non parlare di quelle che vivono al di fuori dell'Italia, no? Per loro magari sei interessante, quindi. Per te questa cosa qui, i primi 100, 500, 1000 iscritti valgono veramente tanto. E quindi a me, quando mi hanno bloccato il primo account di TikTok, so di avere perso delle persone importanti per me a livello così mentale, va bene? Persone che non saprei come fare a trovare, va bene? Dei nickname che io mi ricordavo mentre, va bene, 2-3 anni fa quando usavo TikTok, mi ricordavo, e per me erano importanti perché come ora sono sempre quelli che commentano, che ti stanno dietro, no? E te, il tuo cervello, vuoi o non vuoi, li collega a quelle cose lì, va bene? Li collega, ti ricordi, ti vedi il commento, sa, ah, questo è quello che mi segue dall'inizio dei tempi, mi segue, capito? E questo, ragazzi, ve lo posso giurare, vale per qualsiasi creatore di contenuti, anche per quelli che hanno milioni, perché i primi sono sempre i primi, ti rimangono nel cuore, perché sono quelli che hanno creduto in te dall'inizio, punto e basta, non c'è cazzo che tengano, va bene? Anche gli altri sono importanti, però i primi ti rimangono nella testa. Letteralmente, proprio nickname li sai a memoria, va bene? Michele Salis per me e tutti quegli altri che per dire, no? Quindi, quando mi hanno bloccato a me il primo account di TikTok, quello mi sono dispiaciuto maggiormente. C'erano dei ragazzi moldavi che mi seguivano, c'erano dei ragazzi italiani che mi seguivano, va bene? Le mie prime avventure con il camion, i miei primi video, no? E per me era importante quella cosa lì, va bene? Pure che TikTok non mi pagava, non, capito? Non mi dava quello. Monetarmente non mi entrava nulla nella fine del mese, va bene? Per me era importante, quindi è solo quella cosa lì. Quando mi sono perso il mio primo account, è solo quella cosa lì che mi interessava, va bene? Cioè, te puoi avere anche 50.000 iscritti, 2 milioni di iscritti, cioè 2 milioni di iscritti, ragazzi, non valgono niente. 2 milioni di iscritti non valgono niente, perché se tanto non è un account monetizzato, tu creatore di contenuti posti video e alla fine dei mesi vedi quei 150 euro, 250 euro, a volte anche 500 euro, che per la maggior parte di voi non sono niente, per altri tanti di voi sono soldi, comunque sia, come lo sono anche per me, perché mi permettono di prendere un nuovo obiettivo, un nuovo stabilizzatore, un nuovo microfono, tutto quello che serve, una nuova luce, no? Tutto quello che serve per migliorare il canale. Quei 500 euro lì, o 350, o secondo mese, no? A volte anche sono state anche 800 euro, va bene? Se li metto insieme tutte le, diciamo così, tutte le visualizzazioni, tutte le piattaforme con cui io ho posto, no? E sono soldi, no? Per quello dico, gli iscritti di TikTok, ragazzi, tutte le volte che vedete, soprattutto qua a TikTok Italia, non fatevi influenzare, non valgono nulla, ragazzi. È come avessi un iscritto e basta, perché tanto una volta che una piattaforma non ti paga, che te non c'è nessun il resoconto finale del tuo video, no? A che serve quella cosa lì? Va bene? Quindi, quando mi hanno bloccato il mio primo account, sono rimasto male per quella cosa lì, perché dici: sì, fai tanti milioni di visualizzazioni, ma non è detto che le persone che ti seguivano prima vedono i tuoi video attuali, va bene? È proprio difficile. Cioè, su 60 milioni di persone,
cioè io vedo account con 300-400 mila iscritti, a volte mi tocca di vederli, no? Che non sapevo che esistessero, eppure sono, hanno tantissimi iscritti, moltissime visualizzazioni, moltissimi like, eppure io non, cioè tantomeno quando sei un piccolo TikToker o piccolo YouTuber, figurati quanto è difficile, capito, che un altro, un vecchio iscritto che tu avevi, che ti possa ritrovare in un altro video, che poi si possa riscrivere, capito, e che tu lo puoi, cioè, capite quanto è difficile questa cosa qua? Ma quando perdi un account è un casino, punto e basta. Però volevo solo dirvi una cosa, questo video qua non vale nulla, cioè non fatevi influenzare da gente che ha 300.000 iscritti, 3 milioni di iscritti, 10 milioni, va bene? Perché tanto sono i TikTok Italia non paga, e questo vale per qualsiasi creatore di contenuti, per qualsiasi YouTuber, fin tanto che una piattaforma non ti sborsa, va bene, posti lì tanto per postare, per portarti iscritti dalla piattaforma di TikTok, provi a portarli su Instagram, su Facebook, su YouTube, lì dove pagano, va bene, ti pagano, non è che ti riempiono di soldi, ora non vi immaginate, no? Magari i creatori più bravi di me guadagnano di più di me, magari anche hanno sponsorizzazioni private da parte di aziende, ok, no? Però idealmente, questo è il concetto di questo video qua, non fatevi influenzare quando vedete 100.000, 50.000, non valgono nulla, ragazzi, va bene? Io non è che ho cominciato delle battaglie con nessuno, me ne fate un caso di TikTok e delle robe, no? Però se devo dissare qualcuno su TikTok, non mi faccio i problemi che se mi bloccano l'account, se mi devo litigare con quello, perché è un account che non vale nulla, capito? Anche se ha 50.000 iscritti, che per alcuni di voi sono tantissimi, e anche per me sono tantissimi, però non me ne faccio nulla, ne apro un altro da 100 iscritti, capito? Qual è il problema? Io vedo, per esempio, no? Mettiamo Vincenzo Scostumato. No, ma Vincenzo magari sì, ma lasciamo stare, Vincenzo ha 1 milione di iscritti, magari Vincenzo è riuscito a farsi sponsorizzare da aziende private, ma tutti gli altri, Grillo Parlante, l'avvocato, addirittura anche Daniele, metto anche Daniele il camion di TikTok, che loro sono persone che tengono così tanto ai loro account, no? Perché vogliono essere sempre in vista, giustamente, perché gli piace questa cosa qui. Se magari un domani perdessero l'account, sarebbero, cioè, praticamente morti, no? Perché non sono anche su altre piattaforme, sia l'avvocato che Grillo Parlante, che vabbè, non fanno contenuti, a parte un po' Daniele, e gli altri non è che fanno contenuti seri, diciamolo pure, fanno vedere solo camion e basta, quindi sono persone che fanno vedere solo camion, non hanno qualcosa da dire effettivamente, magari non so, nemmeno io sono bravo a parlare più tanto, però loro magari sono pure peggio di me, però dico questo, no? Sono così tanto attaccati ai loro account, ma per nulla, solo per una questione di visibilità. Ma io vi dico la sincera verità, io sulla visibilità ci piscio, ragazzi, non me ne foto un cazzo. Non mi interessa questa cosa qui della visibilità, fin tanto che io non sono pagato alla fine del mese, che non ci riscuoto un qualcosa per migliorare il canale, per migliorare il mio stile di vita, perché questo è. Perché per questo uno monetizza un canale, no? Per migliorarlo, per portare contenuti nuovi, per portare, diciamo qui, attrezzatura nuova, per poterti permettere, capito, di postare sempre roba migliore sul canale. Perché se no, che cazzo lo faccio a fare? Rimango sempre lì? Rimango solo sempre lì con il solito camion, rimango, no, devo cercare di migliorare ogni mese che passa, ogni trimestre, va bene, ogni anno che passa, il canale si deve migliorare, deve portare contenuti nuovi, se no rimani fermo, no? E però loro viaggiano sulla visibilità, ragazzi, io vi dico, non fregatevi della visibilità, a me se una cosa non mi porta al cash, detto così proprio rozzamente, anche volgarmente, no? Ma non è una questione di cash, è una questione di principio. Se a me una cosa non mi porta a migliorare, perché che cazzo me ne frega di postare, di fare video, di stare lì a lavorare, rompermi i coglioni quando potrei andare al mare, stare con i miei figlioli, o fare fotografia, o fare quello che mi piace a me. Per quale motivo? Per far contenti gli altri, per fare contenti le altre piattaforme, che le altre piattaforme intanto la pubblicità te la mettono su TikTok e sulle altre piattaforme te la mettono, no? E quindi te riscuoti i soldi, però non paghi i creatori. Allora no. Allora se lo devo fare per visibilità, io sulla visibilità ci piscio, perché tanto alle aziende non interessa la visibilità, a me non mi interessa, anzi alle aziende interessa la visibilità, però se io non la posso trasformare in cash, che poi mi migliora il canale, che senso ha? Va bene, quindi questo è il concetto che vi dico io, per me valgono di più 100 iscritti su YouTube che non 100.000 su TikTok. La destra dice di chiudere la frontiera, non è così che combatterete la mala. Date i consigli di quello che dobbiamo fare. Voglio vederti vivere come me e dopo parlare. Sono di tutto per approfittare. Approfitta e morsi ma di decineare. Anche se i detenuti li mandate indietro, crescerà la rabbia per le strade, questo è certo.
E quando il figlio crescerà e gli chiederà perché ti comporti così papà, smetterei, si ne mente, basta, rassa e rassa, il sangue non è acqua.